Il Leggio, un piccolo borgo con meno di 400 abitanti, ma che ospita ogni anno una mostra che attira fino a 500.000 persone. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo tour in cui vi porto appunto ad Illeggio, come avrete capito. Siamo in Carnia, nel territorio del comune di Tolmezzo. Ho approfittato per l'appunto della mostra internazionale d'arte che viene fatta ogni anno e che viene curata da Don Alessio Geretti per visitare appunto la mostra e per fare un giro in un borgo che ancora non avevo visitato. Anche quest'anno per l'appunto la mostra viene fatta, ma appunto è stata semplicemente spostata un pochino nel tempo. Vi dico subito che gli ingressi sono contingentati, quindi, ed è obbligatoria la prenotazione o tramite il sito o comunque telefonando. Quest'anno siamo per l'appunto giunti alla 16ª edizione ed il tema è Nulla è perduto. Protagoniste infatti sono opere distrutte, rubate o dimenticate, molte delle quali sono state riportate in vita, grazie alla tecnologia di Factum Arte. Per visitarla avete tempo fino al 13 dicembre e pagando 10 euro avrete anche l'audioguida che vi guiderà appunto alla scoperta di queste opere per circa un'oretta e mezza di visita e avrete la possibilità di vedere opere di grandi artisti come Caravaggio, Van Gogh, Klimt e Monet. Vi ho fatto giusto qualche clip all'interno, non voglio rovinarvi la sorpresa nel caso voleste andare a visitarla. Io la visita l'ho prenotata per metà mattinata, quindi una volta uscita dalla mostra avevo un certo languorino e ho fatto il pranzo al ristorante dell'albergo Miramonti. Essendo accompagnata abbiamo preso due primi più il dolce, del dolce non è rimasta traccia perché era molto buono, vi faccio comunque vedere i due primi. I tagliolini e i mirtilli con ragù di cinghiale sono un po' particolari, ma non mi hanno pienamente soddisfatto. Quello che vi consiglio però sono i cersons, che sono una specie di ravioli tipici della zona, davvero davvero ottimi. Dopo pranzo ho sfruttato appunto l'occasione per visitare un pochino il borgo, che anch'esso è una piccola opera d'arte. A partire dalla chiesa che c'è appunto in paese, ma anche per quella che è la strada dei mulini che costeggia il rio Touffes, lungo il quale sorgono diversi mulini. Non è lunghissima, ma è comunque molto interessante ed impreziosita da numerosi murales che raccontano un pochino la vita del borgo nel passato. Successivamente mi sono avventurata nel bosco verso la pieve di San Floriano, che si trova sul monte Giaidet. Spero di averlo detto giusto, ho qualche problema con le pronunce ogni tanto. Il sentiero non è semplicissimo, bisogna essere anche un minimo minimo allenati, ma in 30-40 minuti dovreste riuscire a salire. Quando arrivate quasi alla pieve, vi suggerisco anche di fare una piccola deviazione e andare a vedere il pozzo artesiano che c'è letteralmente a due passi, che è stato sistemato nel 2015. In ogni caso, salendo alla chiesa potrete ammirare un fantastico panorama su quella che è la Valle del Boot. La chiesa non è sempre aperta, io ho avuto la fortuna di trovarla aperta perché stavano facendo dei lavori, ma non ho fatto riprese all'interno, anche perché appunto facendo appunto dei lavori di restauro all'interno era più o meno tutto in cellofanato, quindi non avreste visto comunque nulla. In ogni caso, spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un bel like. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale e magari attivate anche la campanella in modo tale da ricevere una notifica ogni volta che carico un nuovo video. Se volete farmi sapere cosa ne pensate, lasciate un commento qui sotto.
Sempre qui sotto, ma in descrizione, trovate link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!